Commission highly confident approval of your interview and ask the full board for the passage of important information as a surrogate for the diplomatic channels that did not formally exist. The Knights were there, always for the purpose of helping people and alleviating suffering. My father joined the Knights of Columbus 60 plus years ago. Di saper agire negli ambiti diversi, nel costruire e gestire campi di gioco per i bambini della città di Roma, nel restare in Vaticano, come canale diplomatico tra gli Stati Uniti e il Vaticano, anche prima del riconoscimento diplomatico formale della Santa Sede da parte degli USA negli anni Ottanta. La Beata Teresa di Calcutta diceva che la carità non ha bisogno di pubblicità. In un certo senso lo stile dei Cavalieri Colombo si rispecchia in queste parole. Un silenzio e una discrezione feconde ed efficace, che si sono però trasformati in un grido di angoscia in momenti difficili e infausti della nostra città, come quelli legati alla Seconda Guerra Mondiale. Il percorso dell'esposizione, che tra poco verrà inaugurata, unica nel suo genere, dimostra senza ombra di dubbio l'amicizia dei Cavalieri di Colombo per Roma, e in particolare verso la Chiesa e il Santo Padre. Il filmato che abbiamo appena visto ha illustrato l'opera preziosa del conte Enrico Galeazzi, che si fece ambasciatore d'appello di Pio XII, inviò al presidente americano Roosevelt per scongiurare ulteriori pesanti bombardamenti sulla città. Uno dei tanti gesti, grandi e piccoli, che hanno rinsaldato nel tempo questo legame, che dal Campidoglio vogliamo rilanciare a tutta l'Italia. Non solo in quei momenti tragici, i Cavalieri di Colombo hanno saputo dare il loro determinante contributo alla salvezza di Roma. Infatti, i luoghi romani dei Cavalieri furono e sono utilizzati non solo per lo sport, ma per accogliere, sostenere e nutrire le famiglie di tanti giovani sfollati a causa della guerra. Insomma, la nostra città ha un grande debito di riconoscimento nei vostri confronti, che non si esaurisce con questa pregevole iniziativa, che anzi è solo l'inizio di una sempre più stretta e proficua collaborazione. Il prossimo 24 giugno il Santo Padre, Benedetto XVI, inaugurerà i lavori di restauro della Madonnina di Montemagno, che fu voluta dai Romani come voto di ringraziamento per aver salvato la città eterna dai bombardamenti. Un momento unico che assume un grande significato religioso e civile per tutta Roma, al quale vorrei che siano presenti i Cavalieri di Colombo, che contribuirono fattivamente alla realizzazione di quel vero e proprio miracolo, che salvò la nostra città dalla tragedia di ulteriori incursioni degli aerei alleati. La copia di questa statua, realizzata tra l'altro da un artista ebreo salvato dai religiosi di Orione, è collocata negli Stati Uniti a Boston, nel santuario pinguino per gli universi. Un legame tra Roma e USA attraverso la Vergine Maria. I Cavalieri di Colombo fanno parte a pieno titolo della Roma del terzo millennio, che vogliamo costruire insieme senza però distaccarci dalle vere nostre radici culturali e spirituali. Questa sfida, che come sindaco mi sento di affrontare insieme ai Cavalieri di Colombo, parte le giovani generazioni, che devono essere al centro di ogni sforzo affinché possano essere il sole del nostro futuro. Una responsabilità, quella della formazione e sostegno dei giovani, che abbiamo assunto di fronte a Benedetto XVI, in occasione della sua visita in Campidoglio il 9 marzo scorso, e che rappresenta una delle priorità dell'amministrazione comunale. Una sfida per Roma, che vogliamo anche sottolineare dedicando una strada ai Cavalieri di Colombo come segno tangibile del nostro affetto e della vostra riconoscenza. Quella dei Cavalieri di Colombo è una storia più che secolare di carità negli Stati Uniti d'America, nel mondo e a Roma. Sono l'esempio di una nuova primavera della Chiesa e non a caso Papa Benedetto vi ha esortato a vivere la speranza con opere di carità, perché la speranza come la fede è dimostrata dall'amore. Questo amore per il prossimo che esprime la fede e la speranza e la storia dei Cavalieri di Colombo. Grazie della vita e del cuore. Per ricordare i 90 anni della presenza a Roma dei Cavalieri di Colombo.
conosciute in tutto il mondo per l'iniziativa di solidarietà, di recupero del patrimonio dell'arte cristiana, della diffusione della cultura cattolica di cui sempre si sono fatti promotori convinti.